Le due squadre sono al completo ed in piena salute. Lazio e Lecce giocano bene e le premesse di una bella partita ci sono tutte. Arbitra il signor Borriello di Mantova. Dopo gli applausi dell'Olimpico Claudio Lopez, Lazio subito a tutta. All'ottavo, su cross di Pancaro, testa di Crespo, ma netto fallo di Juarez su Salas, non rilevato. Poi Nedved, grandestro, Chimonti risponde bene. Alla quattordicesima, Poboschi, travolgente sulla destra, cross delizioso sul quale Crespo e Salas non riescono a intervenire. Si prova Verona con un tunnel su Giorgetti, la palla in angolo su intervento anche di Chimenti. Poi siamo al ventesimo, Angelo Peruzzi festeggia così la sua 300ª partita in Serie A, sbagliando in rinvio, ma Vasari non ne approfitta. Prosegue la pressione laziale che è continua, ma per motivi di spazio non possiamo mostrarvi tutto. Angolo numero 12 per la Lazio, testa di Crespo che sfiora la traversa. Poi Veroni in verticale per Crespo, si gira, sinistro, in rete, al 41esimo, Lazio 1, Lecce 0. Rivediamo il gran gesto tattico e tecnico soprattutto di Crespo, palla sotto la traversa. Passiamo alla ripresa nel montaggio di Fausto Saglio. A Borriello per un po' non tornano i conti, poi si comincia con una Lazio meno vibrante e un Lecce più intraprendente. Fallo laterale di Balleri, testa di Ingerson, contrasto negro Lucarelli e pallone che schizza verso la porta. Conticchio di testa mette in rete. Ecco, vediamo Conticchio comodamente. Al sesto Lazio 1, Lecce 1. Entra Vugrinez per Vasari, all'11esimo Verona batte una punizione, colpo di testa e traversa clamorosa di Crespo. Ancora Crespo, imprendibile sul lancio di Verona, scatto secco in area e sinistro sul palo. Continua la pressione, Pancaro, traversone, grande esterno destro d'anticipo di Crespo e palla in rete al 21esimo. Lazio 2, Lecce 1, rivediamo il gran tocco. Ma il Lecce c'è sempre e su calcio d'angolo, testa di Viali, salva Poboschi sulla linea. Pancaro a Verona, l'argentino avanza, poi grandestro, ancora alle spalle di Chimenti al 31esimo, Lazio 3, Lecce 1, il gran tiro di Verona. E al 34esimo, con Simeone appena entrato, per Poboschi lancio per Vugrinez, su cui va a chiudere Couto, impatto fra i due per Borriello e rigore. Rivediamo, in effetti sembra che sia Vugrinez ad andare addosso a Couto e non viceversa. Batte comunque Lucarelli e palla in rete al 35esimo, Lazio 3, Lecce 2. E dalla fine un po' di veleno sulla coda della partita. Tonetto entra in area e sul contrasto con Pancaro va a terra. L'arbitro fa proseguire. Rivediamo anche questa azione con il contrasto fra i due. Si tratta comunque di una vittoria legittima. La Lazio ha disputato in particolare un primo tempo di assoluto valore tattico e agonistico, con il Lecce incapace di uscire dalla propria metà campo. E poi la grande reazione nel secondo tempo dopo il pareggio temporaneo dei pugliesi. Crespo su tutti, due gol e fanno 11 con questi, un palo, una traversa ma soprattutto un pericolo costante per gli avversari. A proposito dei quali occorre dire che soltanto una squadra organizzata e con un gioco vero, con un bel carattere come il Lecce, poteva uscire a testa alta dall'Olimpico essendo stata sempre in partita. E sentiamo le interviste del dopopartita raccolte da Francesca Sagnipoli ai due allenatori, Zoff e Cavasin, e a Crespo, il mattatore della giornata. Come avete commentato tra voi argentini questa storia di Capello che ha tirato fuori ieri la vicenda del passaporto di Verona? Uno non può far finta di niente, questo è chiaro, però quando entra in campo si deve dimenticare questi tipi di problemi. La Lazio risponde querelando, lei che cosa risponde a quello che ha detto ieri Capello? Ma io non rispondo a Capello perché non lo so perché l'ha detto, avrà delle ragioni sue. Il rigore che si è procurato Vugrinez, in televisione sembrava che non ci fosse, nel senso che non ci fosse stato contatto. Lei che cosa dice? Sì, è mia consuetudine non commentare questi episodi. Non ho visto neanche il rigore su Tonetto alla fine. Qualche giorno fa tu dicevi io non mi sento bene, non sono ancora io, non eri contento. Da quando è che è scattata quella molla per cui ti senti di nuovo te? È chiaro, quando vedi che le cose cominciano ad andare bene, è chiaro che le cose vanno bene, però non è che uno ce l'ha la vecchia magica e che dopo una settimana uno può star bene fisicamente, questo è il lavoro prima o poi paga, e soprattutto nel calcio, tutto gira nel calcio, e uno deve avere pazienza e sapere approfittare i momenti belli, sfruttarli al massimo e soprattutto quando hai sofferto così tanto di sfruttarlo il doppio. Un messaggio per Batistuta in questo momento? Complimenti.